Nessuno può sfuggire al destino scelto. Rimane solo il risultato, che voi sarete distrutti. L'eterna cima esiste solo per me. Puoi cantare canzone di tristezza nel mondo senza tempo. È finito, vento aureo, e adesso cominciamo questo nuovo episodio di Mario Maker 2, Secret Forest Medium Hard, il mio primo livello serio di Super Mario Maker 2, con percentuale di successo di 5,78%, la gioia, e siamo in New Super Mario Bros. U. Dunque, devo andare qua sopra con le nelle, credo? Avrebbe senso? Forse? No? Blocchi nascosti? Oh, sì, blocchi nascosti, sì. Ok, e devo poi andare là sopra. E ci sono altri blocchi che mi portano esattamente qua sopra. Perfetto, allora. Da quello che vedo mi servono delle monete rosa, quindi andiamo. Allora, cerchiamo di non cadere qua sotto. Perfetto. Devo poi andare qua, senza cadere possibilmente. Ok, va tutto bene. Ed entriamo in quest'altro tubo che ci riporta non più nel sottolivello. E quella vita mi sa che non si può prendere, ok? Ma nel livello normale. E lì vedo altre monetine rosse. Rosa è uguale. No! Soft lock? No, vero? C'è un modo per uscire? Mi sa di sì perché c'è una nuvoletta là sotto. Ah! Ok. Oltre al fatto che c'è anche una vita extra, a quanto pare dovevo andare qua sotto. Ed è per questo che avete messo, esatto, quel bagliore sui blocchi nota. Spero tanto di sì, mio caro, come ti chiami? S1M0, anzi, S1MO77. Allora, occhio alle nelle, perfetto, va tutto quanto bene. Mi sa che non ci sono funghi o simili, quindi perché il maiale? Boh, non lo so neanche io, però... Cerchiamo di stare attenti, là vedo una monetina, quindi andiamo. Devo seguire le monete, ok, perfetto. Ho visto un commento perché in effetti ho riabilitato i commenti, ma... Cerchiamo di stare attenti, ok. E adesso? C'è un blocco? Ok, perfetto. Va tutto bene. Se niente mi tocca, va tutto bene. Kamek? Sono vivi, vero? Sì. Uno. Dov'è l'altro Kamek? Perfetto, allora. Ora stiamo attenti. Prendiamo questo. E abbiamo finito. Ok, almeno credo. Spero che non arrivi il Kamek grande, altrimenti non so che fare. Aiuto. Qua. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Mario time. Perfetto, è primo livello completato. Comunque, seriamente, se non avete ancora cominciato a guardare JoJo, guardate JoJo. Ti sei autocommentato che il livello è bello? Ok, va bene. Cioè, è un bel livello, per carità, però... Autocommentarsi che il proprio livello è bello è come mettersi mi piace da soli su Facebook. Comunque sì. Wow. Andiamo al prossimo? Andiamo al prossimo, miei cari. Funziona? Oh, mamma mia, finalmente. Ah, ci ho messo i secoli. Ho messo 5 livelli e tutti e 5 erano o non funzionanti o li avevo già fatti. Allora... Nel caso dei livelli non funzionanti non è colpa mia, ma non inviate i vostri livelli più di una volta, ok? Se li avete inviati anche solo una volta, sono già nel sistema, ok? Allora, livello 1-1-X was an error, nel senso che è stato un errore il primo livello o c'è un errore nel primo livello. Comunque, giochiamo, mio caro Marci. Comunque, sì, posso ben capire che JoJo non prende tutti quanti, però dalla parte 3 comincia il vero JoJo, ok? Parte 1 e parte 2 sono tanto per introdurre, almeno per me. In ogni caso, magari qualcuno l'ha notato, ma sto provando a parlare più lentamente, perché mi avete detto che quando parlo, parlo troppo in fretta e ogni tanto non si capisce quello che dico, quindi sto provando a scandire leggermente meglio le mie parole. Allora... Altro glitch? Sembra di no. Ok, direi che posso andare avanti. Ah, ecco, un trucchetto che ho scoperto. Se mettete un muro solido, quindi non blocchi distruttibili, a quello che ho capito, ripeto, attorno alla parete, creerete un muro fermo, come questo qua di sinistra. Ok, allora, andiamo avanti e basta.
Vorrei anche dire altre cose, però mi sono dimenticato quello che volevo dire. Aspetta, quindi hai seriamente fatto solo il primo livello, mettendoci qualche pianta in più? Ah no, ecco, ora è leggermente più glitchato, perfetto. Però era comunque estremamente facile. Ok, nessun problema, va bene. Anzi che mi sa che hai mancato la parte secondaria del livello, dove di solito si mettono i Koopa. Non importa, comunque è un bel livello, è facile per carità, ma è comunque un bel livello, quindi commento con facile, perché lo era, non posso mentire ovviamente, e ci vediamo al prossimo livello. Eccoci qua, sulla nave di Mr. Accanto. Oh, intanto percentuale abbastanza alta, ma... Svizzero? No, 9. Ok, andiamo, si può completare in 7 secondi? Ok, sarà corto ma bello, esatto, è corto ma bello ed è anche classico a quanto sembra. Quindi tentar non nuoce. Allora, si completa in così poco tempo, mi sa che davvero posso quasi del tutto correre e andare avanti. Ci volevo provare a fare un iper speedrun. Mi sa che si può fare però, quindi ci provo davvero, dai. Aspetta, si deve per forza fare così? No, posso anche aspettare. Lo so che sto correndo apposta. Aspetta. Voglio seriamente provare a speedrunnarlo, tra virgolette, senza sapere nulla, quindi... ricomincia da capo, un'altra volta e poi basta, non preoccupatevi, se no lo faccio in maniera normale. Allora, va bene, si fa in maniera normale, perché si può fare quel salto, ma non ne sono in grado. Allora, facciamo bene allora. Mi dice di fare così, giusto? Perfetto, io faccio così. Ok, si può fare così allora. E si può speedrunnare. Basta correre e saltare solo una volta. A quanto pare sono poco intelligente, però. Allora, ci vogliamo riprovare perché è un livello eccessivamente corto e per mezzo secondo letteralmente non ce l'ho fatta. Quindi ci riprovo. Se ci riesco bene. Altrimenti pazienza. Quindi andiamo. Così? È giusto? È record oppure dovevo tenere premuto A? Perché mi sa che più in fretta di così non posso, vero? Nuovo record! Nice! Ok, adesso metto... È un corto ma bello. Ed era divertente comunque, quindi andiamo avanti al prossimo livello e basta. Eccoci qua, Banzai Bones. Oh, canadese! 3.34. Devo rimbalzare sui Banzai Bill. È una cosa abbastanza ovvia perché c'è scritto nel titolo. Solo che non posso fare spin jump o salti a parete, quindi devo stare un po' attento. Allora, andiamo? Direi proprio di sì, ma prima? No, ok. Oh, c'è una vita extra, ok. Andiamo nel tubo e vediamo un po' che cosa devo fare. Devo rimbalzare sui Banzai Bill. Quindi andiamo. Oh no, sti cosi cadono. Dannazione. Click. Ho sbagliato qualcosa? Cioè sì che ho sbagliato, ma come ho sbagliato? Ho tenuto premuto A. Non dovevo tenere premuto A? Mi sa che dovevo aspettare il momento giusto per poi tenere premuto A. Ok, quindi andiamo. 1, 2, 3, 4, 5. Bam. Così. Ok, no, devo avere per forza la spinta. Quindi ricomincio da capo. Però se non faccio bene... Com'era? Ok, giusto. Devo tenere premuto A al momento giusto. Non devo tenere premuto A sempre. Ok, mi dimentico sempre che i trampolini sono molto trollosi. Quindi andiamo. Ok, come si fa qua? Ho premuto A nel momento giusto. Però a quanto pare non va bene. Ok. Va bene, ci riprovo tot volte finché non ci riesco. E poi altrimenti già sapete quello che faccio, quindi andiamo. Pong, vai, vai, vai. Si fa così. Ok, come si fa questa parte? Devo premere due volte A? Mi sa che devo premere due volte A. Ci provo una volta sola. Altrimenti seriamente non so cosa fare, quindi vai. Allora, riproviamoci un'altra volta. Vai, salta. It's Banzai Bill time, ok? Ok, no, non so come fare, faccio un taglio, ci vediamo più tardi. Ok, ce l'ho fatta finalmente, basta tenere seriamente premuto A. Il punto è che
Ah, dannazione. Ok, ok, ho capito l'errore. Però ho capito anche come andare avanti. Ora ci provo on camera, vediamo se ho davvero capito come si fa. O se è stata... si dice fluke, colpo di fortuna, ok. Finalmente mi sono ricordato un termine in italiano. Ok, sì. Colpo di fortuna assicurato. Ci riprovo un'altra volta, vai. Ok, visto? Una volta fatto non è affatto complesso. Adesso... ecco, se aspetto e poi salto qua sopra, non dovrei avere problemi. Almeno si spera, ok. Perfetto. Altro banzai Bill. Ok, non so se esistono checkpoint in questo livello, però so che qui c'è un fungo. E mi sa che ho già visto questo livello da altre parti. Ok, allora, se mi serve il fungo... oh, cavolo. Ok, sì, chiedo scusa, mi sono iper... oh, oh, è un checkpoint. Grazie, ok. Cioè, non è un checkpoint, ma è un checkpoint. Allora, se salto bene qua, ok, si può fare. Non è impossibile, è giusto giusto un po' complesso. Perché io mi gratto la... aspetta, 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 stop. Ok, scendo apposta, mi sto grattando la testa. Datemi il tempo di grattarmi la testa. Ok, perfetto, vai. Vai, vai. Vai, dannazione, colpisco due volte lo stesso, nello stesso punto il Banzai Bill. Mi sa che in un punto non devo tenere premuto A, ma non so quale punto, quindi... boh. Ok, ok, chiave ottenuta, perfetto, così bisogna fare. Nice, ti prego dimmi che c'è davvero un checkpoint, altrimenti... oh, c'è, perfetto, c'è un checkpoint. E che è successo? La gente mette checkpoint? No! No! Ok, ho sbagliato io, lo so. Oh, ps. Attenzione qua. Altra volta, sì. Bing, badabung. Ok, per adesso va tutto bene. Che dovevo fare qua? Così? Perfetto, vai, 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 vai. Fine? Oh, strano. Molto strano, ma non importa, è un ottimo livello. È bellissimo. Seriamente, sarà probabilmente la miniatura dell'episodio, se non anche il titolo, eh? Quindi, sì, ottimo livello, bellissimo. Nessuno ti ha commentato? No, ti avranno commentato, ma io ho disabilitato i commenti, giusto? Quindi, geniale, perché è davvero un ottimo livello. Ok, quindi direi che posso passare al prossimo e non ricominciare da capo. Però, se adesso attivo i commenti, oink, ok. Sì. I commenti erano disabilitati, ok, nessun problema. Ma aspetta un attimo. Quando è che li ho disabilitati? Perché ogni tanto li abilito e ogni tanto li tolgo, però mi dimentico sempre di quando lo faccio, quindi... vabbè, andiamo al prossimo livello. Eccoci qua. Zero. Forest Panic. Ok, va bene. Aspetta. No, ok, è un'altra persona che... che assomiglia a questa persona che ha creato un livello cattivo, vero? Altrimenti l'avrei segnato, eh? Oh, grazie. Panico nella foresta, perché c'è l'acqua o perché ci sono altre cose? Devo correre per caso, mi sa proprio di sì. Oh, tant'alpe. No! L'odio! Per questi cosi! Ok, attenzione, salta! Dannazione, quanto odio! Via, checkpoint, checkpoint, ok. Twomp, bravissimo, scendi sott'acqua. Anche tu, altro Twomp. Tanto quei pesci non mi danno problemi. Devo adesso però sbrigarmi, perché mi sa che potrei avere qualche... c'è un boom boom vola. Scendi qua sotto, Mario. Ok, vai. Non importa, era per avere un potenziamento extra. Allora, devo andare avanti o no? Perché io sto andando avanti, ovviamente. Ma dannazione. Via, ok. Quest'acqua, fastidiosissima l'acqua. E mi serve il boom boom, devo sconfiggerlo, dannazione. Ok, allora, mi conviene... mi sa che non ce la faccio, eh? Esatto. Mi conveniva ricominciare dal checkpoint, perché senza fiore di fuoco è un po' difficile. Quindi andiamo. No, odio, odio questi cosi. Due episodi fa, ricordate, il fatto che sia a random, quando decidono di fare quello che vogliono fare, è una cosa più fastidiosa. Ok, allora... preso questo, ovviamente lo perdo subito. Allora, aspettiamo un attimo. Ok, non posso farcela. Seriamente non posso farcela.
Esatto. Va bene. Niente di questo mi fermerà dall'andare avanti, soprattutto se questi catenacci non fanno i cattivi. Ok, allora. Sali. Ok, dannazione, è lo stesso errore di prima. Stesso identico errore di prima, quindi manco a dire. E che pizze. L'acqua. L'acqua dà un botto fastidio adesso, eh. Perché non posso fare nulla. Ah, almeno è più lento. E però mi sconfigge con l'ala, ovviamente. Allora, che ci vuole ad aspettare mezzo secondo in più prima di uscire dal buco della serratura? Ok. Eccoci qua. Adesso sono calmo. E però se tu mi vieni addosso... Ok. Dannazione. Ok, l'ho colpito un'altra volta almeno. Attenzione. Ok. Ora dobbiamo solo correre ed evitare i fiammelli e dovrei stare a posto. Certo, non ci fosse l'acqua sarebbe molto meglio. Oh. No, 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 no. Vai giù, vai giù, vai giù. Cammina, cammina Mario. Bravissimo. Perché sott'acqua puoi fare tante cose belle. E ce l'ho fatta, ok. Non è complesso se evitate il primo colpo del boom boom che vi ipertrolla. Comunque ce l'ho fatta. Okidoki. Livello completato, ok. Prima di tutti addirittura, eh. Ah, perfetto. Attenzione al boom boom. Alla fine l'unico problema è quello. Il boom boom e i cosi sopra. E per cosi sopra intendo i... non sono paratrupa, sono... Non mi ricordo il loro nome, mi dispiace davvero un sacco. Ok, andiamo al... Oh, maglia bollente? Gonna tubo? 10 record mondiali? Davvero? Grazie. Maglia bollente, oddio. Preferisco questa, però la gonna tubo... Perché? Ah, in effetti io dovevo stare con questi pantaloncini. Vabbè, non importa. Abbiamo anche magliette tubo. Perché andare... abbiamo il cappello tubo, se non sbaglio. Esatto. Potrei mettermi sto coso qua, però non mi va. Ok, allora. Senza perdere altro tempo, andiamo al prossimo livello. Sperando che sia corto. E ovviamente è molto corto, perché l'ho già fatto. E voilà, provaci. Ok, ci provo. Anche se a quanto pare si completa in 8 secondi, secondo il record, quindi tentar non nuoce, no? Allora, provaci. Ok, allora. Qual è la difficoltà? C'è un Kamek che posso benissimo ignorare. C'è un tubo che mi sa che posso iper benissimo ignorare. Ok, bene. Perché andare qua dentro quando posso finire il livello tipo in maniera istantanea? Oh, ci sono i bu. Ok, proviamo un attimo a vedere. Se mi porta dall'altro lato. Ok, ci ho provato. Ho finito il livello. Mi sa che provo a rifarlo per vedere se riesco a battere il record, ma... Non so se riesco a battere un record così veloce, insomma, quindi... good try, but no... It's a no from me. Vabbè. Perché è un livello eccessivamente corto, l'ho capito. Ora ci provo, dai. Vai, ho sbagliato già, ho perso un po' di tempo. Ok, si può fare. Si può fare in 8 secondi, ok? Non è impossibile. Ci voglio riprovare, però, perché uno mi sono fermato, due sono caduto. Livello completato un'altra volta. Sì, ma tanto lo dico subito, questo sarà l'ultimo livello dell'episodio. Ok, andiamo allora. Ah, ok, aspetta, no. Si può fare quel salto. E se riesco a fare quel salto, il record è praticamente già mio. Ok, visto? Salta. Ok. Fatto. Mi sa che abbiamo fatto 7 secondi e qualcosa e quindi c'ho il record. Potrebbe essere così, spero sia così. Potevo anche non fare lo spin finale e abbiamo stabilito il record. Perfetto, quindi io adesso vi saluto e noi ci vediamo nella prossima parte di Super Mario Maker 2. See you next time, baby. Tanto per... Nah, lasciamo perdere, dai. Ciao, ve lo dirò la prossima volta se me lo ricordo.